Sì, certo, l'obiettivo della serata era ragionare sulla memoria per fare in modo che le vittime siano ricordate e fare in modo che le tragedie del passato non tornino a verificarsi. Questo è il ruolo della memoria. L'uso ideologico è quello che invece ricorda esclusivamente per fini ideologici e politici legati all'immediatezza e ai rapporti di forza così come sono. Quindi opporsi all'uso ideologico della memoria e valorizzare l'uso autentico della memoria. Per quanto riguarda invece l'assessore, un discorso che continuerà nei prossimi giorni con la giornata del ricordo. Assolutamente sì, come dicevo prima, continueremo con la celebrazione non ideologica della memoria storica. Questa sera abbiamo avuto l'onore di avere Diego Fusaro, che è un filosofo noto, precoce e giovane, ma di grande spessore, che ha onorato con la sua presenza la nostra città. E la settimana prossima celebreremo la giornata del ricordo, il ricordo appunto delle vittime delle foibe. Ancora una volta diciamo, come ha ribadito il nostro conferenziere questa sera, che i morti non hanno colore, sono morti, quindi noi celebriamo il ricordo della morte in una pagina tragica e speriamo, nella speranza che questa pagina non si rinovelli, non si ripeta ancora nella storia a venire. La programmazione dell'amministrazione comunale del Salone della Cultura va avanti. Domani abbiamo Ginevra Di Marco qui a Monterenaro. Penso che stiamo realizzando una stagione culturale di solido spessore, di grande spessore e di forte solidità. Continuiamo su questa strada perché Monterenaro è non solo una piccola capitale della calzatura, ma in qualche modo sta diventando una capitale della cultura, anche una capitale regionale della cultura.